ragazzi, sono tutti quanti carichi, belli pimpanti, arzilli nel canale. Un'altra serata piena veramente di news scoppiettanti e focose, e continuerò a controcorrente con le stivellate, perché stasera veramente possiamo andare nei dettagli delle operazioni Cardi, che ne abbia detto Allegri, che ha cercato in tutti i modi di proteggere Morata, confermando, dicendo che lui non si muove, eccetera eccetera. Partiamo prima con i saluti, però, ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti nel canale dello Stivello Magno, che vi accoglie con grande ardore, grande orgoglio, ed è contentissimo davvero di avervi con lui. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono, tra questi Alex. Un abbraccione, un bacione. Grazie di esserci. Allora, come dicevo, la stivellata di stasera è quella che riguarda Icardi. Allora, continuiamo a approfondire questo discorso, perché non mi voglio fermare alla superficie, cioè a credere nelle parole di Allegri, che chiaramente deve tirare l'acqua al mulino della dirigenza per cercare di coprire quello che in realtà sta succedendo sotto traccia, perché non è plausibile che la Juve non stia facendo nessun movimento di mercato, nessun tentativo a gennaio. Infatti Allegri, ridacchiando, ha detto la squadra rimarrà al 99% questa, indietreggiando con le spalle, e dal body language si capiva benissimo che stava nascondendo qualcosa. E infatti i riscontri ci sono... con Sport Mediaset, se avete visto il link appunto della trasmissione di Sabatini, è stato molto chiaro. Ha detto che la Juve sta ancora trattando in questo momento per portare Icardi per 6 milioni di prestito, senza l'obbligo, perché il PSG non può vendere Icardi in questo momento, deve venderlo, deve darlo a diritto di riscatto, e quindi 5 milioni per averlo 6 mesi, per poi, se la Juve vuole riscattarlo ulteriormente, deve pagarne altri 5. Ok, quindi questa è la situazione, non è scandalosa come tutti pensavano, però questi 5 milioni vanno assolutamente presi e bonificati al PSG, altrimenti senza questo spostamento di soldi la Juve non può prendere Icardi. Questo è l'intoppo che in questo momento c'è, non è che Morata rimane, che doveva andarsene e non se ne va, l'accordo è ancora in atto, solo che Allegri non può, davanti a tutta Italia, prima di una partita importantissima come Juve-Napoli, praticamente privarsi del suo attaccante di riferimento. Sarebbe da un autogol pazzesco, e quindi ovviamente deve continuare a dire che il giocatore fa parte integrante del gruppo e del progetto, e non c'è motivo di privarsene, perché è uno degli attaccanti più forti dopo i primi 5 mondiali, quindi Lewandowski, Haaland, Mbappé, Benzema, eccetera. E quindi questo è quanto. Per quel che riguarda invece Zaccaria, ragazzi, siamo sulla stessa onda di ieri, cioè la Juve per portarlo a casa dovrebbe spendere 5 milioni per il cartellino, perché non vale praticamente nulla col fatto che va in parametro zero, ripetiamo, a giugno 2022. Quindi con un investimento di 10 milioni di liquidi la Juve può portare a casa due giocatori che andrebbero veramente a colmare dei gap fondamentali in attacco, dove siamo sterili e abbiamo una media gol da nono posto in Serie A, e il centrocampo, dove non riusciamo ancora una volta a fare diga con la difesa, prendiamo troppi gol, siamo troppo permissivi anche nelle ripartenze a squadre veramente scarsissime come Verona e Sassuolo, e questo è perché non c'è filtro del centrocampo. Con uno come Zaccaria andresti a dare una mano forte, grande come una casa, a Locatelli, e chiaramente anche a McKennie, Meritacur, Rabiot e Arthur. Alcuni di loro forse non rimarranno, ma comunque è un centrocampo che ha delle ferite aperte e va assolutamente colmato. Quindi auguriamoci che questi movimenti verranno fatti entro gennaio. Chiaramente non aspettiamoci che tutte queste cose avvengano in 448 all'inizio di gennaio, quindi è chiaro che ci sono opinioni discordanti, ci sono dei momenti in cui i media diranno è fatta per questo, e poi c'è un rallentamento, ma poi viene fatta la trattativa magari l'ultima settimana di gennaio, come possiamo saperlo? Così come è stato come Caio Jorge, se vi ricordate, al pelo della fine del calciomercato estivo è arrivato, e si dava per fatto al Milan o al Benfica, quindi capite anche voi che bisogna aspettare un attimo. E ricordatevi anche che quando io lo dissi io, ancora prima di Sport Mediaset, alla fine si rivelò una trattativa andata appunto in porto. Quindi Sabatini lo ha cito come fonte molto realistica, molto affidabile, e infatti anche lui, nonostante le parole di Allegri, nonostante le smentite che sono arrivate appunto da quasi tutti i giornali dicendo che Morata rimane alla Juve perché la Juve non ha trovato il sostituto, appunto per quello che sta rimanendo, soltanto perché in questo momento qui la Juve ha paura di non trovare il sostituto. Quindi capite anche voi che c'è un pochino di copertura da parte della dirigenza, da parte di Allegri, che non possono assolutamente smuovere troppo le acque in un momento delicatissimo dove dobbiamo recuperare punti. E ricordiamoci che 5 punti di stacco dal Napoli potrebbero diventare 8 se perdessimo all'Allianz Stadium, e potrebbero essere meno 2
se vinciamo. Quindi è un momento critico dove tu non puoi permetterti di creare degli scompensi a livello di spogliatoio e soprattutto di consapevolezza da parte dei giocatori. Cioè devi valorizzarli, devi farli sentire importanti anche se non sono titolari o non sono dei giocatori fondamentali per le vittorie, per il raggiungimento dei traguardi, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è quanto, ragazzi. Sapete anche voi che le notizie che vi do sono filtrate il più possibile per cercare di essere più perfetto e più esaustivo, però capite anche voi che non posso avere la verità definitiva e l'unità universale, quindi prendete con le pinze anche quello che dico io, perché chiaramente deve essere comprovato e deve essere valutato anche da voi, che dovete farvi una vostra idea tramite le fonti vostre, però chiaramente quelle che prendo io sono quelle, diciamo, più affidabili e che alla fine di solito portano a dei risvolti positivi. Quindi vi ripeto, se lo dice Sabatini, che è uno che di mercato ne sa parecchio, l'ho dimostrato anche prendendoci molte volte con i passati colpi di mercato, capite anche voi che Icardi è in stand-by, semplicemente in stand-by, così come Zaccaria, proprio per questo motivo qua, del fatto che la Juve non ha ancora deciso se voler sborsare questi soldi o meno, e quindi chiaramente è un tiramolla, finché il PSG non sei sicuro di avere i soldi nelle casse, giustamente. Poi, due parole anche sulla conferenza stampa di Allegri. Allora, l'abbiamo visto in grande spolvero, sempre sorridente, simpatico, quindi a livello personale su Allegri non ho nulla da dire, cioè è un grande comunicatore, sta simpatico anche alla stampa, come avete visto chiaramente, e però diciamo che ha ancora questo piccolo problema qua, e lo si intravede anche quando parla, che a volte sembra contento quando i giovani non ci sono, quando hanno la febbre. Cioè, quando ha parlato di Pellegrini con Iorgo, con quel ghignetto, come per dire, ah, hanno una piccola sindrome influenzale, non saranno della partita, come per dire, adesso giocano i miei pupilli, no? Gioca Sandro, gioca Rabiot a centrocampo, perché no, dai, Morata inamovibile, chiaramente. Quindi ho notato questa piccola sottigliezza, no? Che poi avrete notato anche voi. Invece quando parla dei suoi senior amati, tutto preoccupato, Bonucci, quando ha parlato di Bonucci, non ci sarà né domani né per domenica, ne parlava come se avesse perso, non so, qualcosa di inestimabile valore, no? Quindi purtroppo siamo alle solite, nel senso, lo vedi benissimo che non è un allenatore che è pronto a lasciare il vecchio, a lasciare gli affetti, i giocatori con cui ha legato, e l'avete visto come ha parlato di Morata, quindi questa è una cosa che va migliorata nella sua psiche, perché sta creando molti problemi. E soprattutto in qualche modo continua a sminuire la situazione bianconera, sia a livello di acquisti potenziali che deve fare la Juve assolutamente per rinforzarsi, sia a livello di classifica, ne parla così come se non ci fosse niente da fare di grande, insomma, da risollevare nessun tipo di classifica, chiunque entrerà in campo sarà motivato, perché comunque abbiamo mantenuto l'asticella alta dell'attenzione durante la settimana, perché anche se forse non si giocava, noi eravamo già pronti a giocare una finale, insomma, sta provando in tutti i modi a rendere tranquilla una situazione che non lo è. E quindi mi auguro che questo gli porti bene da un lato, perché sono contento se la Juve andrà bene, ma dall'altro, secondo me alla lunga stanca questo atteggiamento. Ci vuole uno che mette tutto in riga e che dà della disciplina ai giocatori, non uno che li tratta da amichetti, capito? Perché non funziona, purtroppo. Ditemi anche la vostra, ragazzi, lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto, come sempre, grazie di esserci.